Sicuramente tanti di voi avranno vissuto situazioni simili. Apri una cassa e boom, trovi un mirino che raffigura qualcosa di insolito e ti chiedi solo una cosa: perché? Perché gli sviluppatori hanno aggiunto questa cosa nel gioco? Perché dovrei sputtanare la mia mira usando questo mirino? Ma soprattutto, perché un soldato in guerra dovrebbe usare un mirino con una faccina? Sinceramente negli anni non ho mai trovato una risposta a queste domande, ma sono arrivato a una conclusione che può essere veritiera o meno, ovvero che potrebbero esserci dei poteri nascosti dietro questi mirini. Magari nascondono qualcosa che a noi comuni mortali sfugge, qualcosa che non sappiamo, ma di sicuro qualcosa nascondono, e oggi scopriremo insieme di che cosa si tratta. Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, qui con voi Velox. Oggi sono qui per portare un video diverso dal solito ragazzi. Un video che, come avrete capito dalla intro, cercherà di svelare il mistero che si nasconde dietro ai magici mirini di merda di Black Ops 3. Quindi, cosa faremo oggi ragazzi? Faremo una partita di dominio usando per metà round un mirino, per metà round un altro, due mirini rigorosamente squallidi. E quindi l'obiettivo sarà fare almeno 50 kill. Se riusciremo vorrà dire che effettivamente questi mirini hanno un potere speciale. Chiaramente tutto ciò, mi sembra anche scontato dirlo, ha uno sfondo ironico, nel senso non devo fare niente di particolare. E non è vero che i mirini hanno qualcosa di insolito, anzi, al massimo fanno schifo, quindi è proprio il contrario. Però vi faccio vedere prima che mirini utilizzeremo. Allora, il primo mirino che useremo nel primo side è il mirino Tempesta. Ma aspettate un po' perché ora viene il bello. Il secondo mirino che utilizzeremo è il mirino Rissa. Il mirino Rissa, ed è un martello che colpisce non so che cosa. Sembra un prato con in mezzo un lago con un puntino giallo. Comunque, vi faccio vedere i mirini che ho a disposizione e facciamo una cosa, vi invito qua sopra, dovete cliccare sulla i a destra, a votare col sondaggio che mirini volete per il prossimo episodio. Però vi dico, se volete un altro episodio, almeno 10.000 like, perché questi sono un po' video un po' particolari e voglio vedere se vi piacciono. Se facciamo almeno 10.000 like, ne porto un altro e uso i mirini scelti da voi. Quindi, i mirini che posso utilizzare, che potrei utilizzare per il prossimo episodio, sono il mirino Amplifritto, il mirino Creatura, poi il mirino Autostrada e poi, cambiamo un attimino arma, mettiamo i mirini Reflex, perché quelli erano del Varix. Posso usare il mirino Floppy, il mirino Fungo, il mirino Bozzetto, il mirino Pigro e basta. Gli altri alla fine fanno cagare, ma sono mirini normali. Ma soffermiamoci sul mirino Fungo e sul mirino Floppy, ecco, perché questi sono veramente al top, ve lo giuro. Quindi metto la votazione qua in alto, ragazzi, votate e scegliete voi i due mirini da utilizzare per il prossimo episodio. I due mirini con più voti verranno utilizzati. Quindi, ora, cerchiamo, come già detto, una bella parete di dominio e ci becchiamo tra poco, raga. Ok, ragazzi, ci siamo, intanto che sta giro leggermente, siamo in lobby. E niente, sono pronto. Cercheremo di fare queste 50 kill. No, non voglio, non la voglio Hunted. No, raga, non votate Hunted. No. Oh, 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 oh. Se la gioca allo spareggio, ma vincerà Hunted per forza. Vaffanculo al coglione che ha votato, vabbè. È un po' difficile su Hunted fare tante kill, però ci proveremo. Mettiamo al posto del contrattacco un Talon. No, il Talon no, perché mi fa quel cazzo di glitch. Allora, mettiamo... Che cazzo mettiamo? Il Wright. Comunque, vi voglio far vedere bene il mirino Fungo, perché è una cosa inquietantissima. Cioè, si chiama mirino Fungo, però di fatto uno dice mirino Fungo, si aspetta il classico funghettino di Super Mario, no? Carino, dice, che carino, lo metto. E invece no, è un cazzo di batterio. Quello è un batterio, è un virus, qualcosa che fa male, un fungo cattivo. Quindi, cioè, assurdo. Tra l'altro mi rivolgo ai più piccoli, quelli che giocano da poco, non fatevi ingannare dai mirini con le faccine sorridenti, perché non sono i vostri amici ragazzi, quelli sono mirini cattivi, vi fanno giocare male, quindi non usate, non fatevi ingannare dalle faccine, dalle matitine, da tutte queste cose, perché non sono simpatici. Comunque, partiamo con lo sormirino Tempesta, che non ho mai utilizzato, e sottolineo che non ho ancora fatto uno sparo oggi, quindi direi proprio di iniziare alla grande con... Oddio. Ah, che bello! Che bello! Ah, ho capito! In pratica, quando ammazzo le persone, sembra che un fulmine stia cadendo in testa a... Ma quello che c'ha la tag MNC, non ditemi che voleva mettere MNDC, ha sbagliato. È lui? Allora, questo è sicuramente uno che mi conosce perché mi sta mirando a caso. O mi ha scambiato per un nemico, oppure... Allora, io veramente sono sconvolto da quanto faccia cagare questo mirino. Cioè, vi giuro, sono allibito, nel senso... Devo mirare sotto la punta del tuono? Non ho capito. Cioè...
In pratica devo mirare con la saetta. Come dovrei fare esattamente a uccidere le persone? Che non li vedo, nel senso. Mio Dio, ragazzi. Io voglio sperare che non ci siano persone che usano queste cose. Oddio, ha fatto una kill. Devo fare altre 49. Grande pezzo di merda. Allora, io spero che questi non giocano tutta la meta con le stordenti perché ci metto un attimo a bestemmiare. Allora, scendiamo qua. C'è un NB. Mio Dio, ragazzi, ma veramente, ma. No, non so come potrei fare le kill in questo modo, cioè. Oh, doppia! Attenzione! Attenzione! Il divino Velox con le scole, con le saette, con i fulmini. Scagli i fulmini sopra i nemici. Nemici peccatori. Oddio, cosa ho fatto a questo? Punizione divina. Andiamo qua. Sono Zeus, raga. Sono proprio Zeus. Dov'è? Da dietro, così. Va bene, siamo già a 5 kill. No, a parte le cazzate, devo farne almeno 25 il primo round. No, bastardo, con le tue stordenti di sta minchia. E andiamo qui. Metto qua dietro. Oddio! Che culo che quelli giocano. Ma chi cazzo mi sta sparando? Sto bastardo è andato in acqua proprio nell'istante in cui ho attivato il coso, eh. Ma comunque, ragazzi, vi giuro. Che è veramente difficile usare questi mirini. Cioè, non sono precisi per nulla. È per questo che vi dico di no. Come faccio a mirare con una saetta in mezzo ai coglioni? Cioè, pensate che uno usa l'OLE perché dice, vabbè, meno zoomate, più preciso, c'è la visuale più libera. Invece no. Poi c'è chi usa la saetta. Oddio. Guarda che per perdere un gunfight da lontano con uno che ha il mirino tempesta, la mira deve essere un po' scarsina, eh. Deve un po' peccare. Oh, ce la fate ad ammazzarlo? No, basta con questo, raga, eh. Orco Giuda, però. Madonna, le stunze non avete mascheratati, che sono veramente una delle cose più fastidiose che ci possano essere. Cioè, mi viene difficile pensare a qualcosa di più fastidioso. Ok. Da vicino non è neanche complicato alla fine. Il problema è quando sono lontani, che non li vedi. Perché sono coperti da una saetta, sai com'è. C'è in mezzo un fulmine. Oh, l'avevo preso questo, eh. Dai, raga, ma che cazzo sta facendo questo qua? Cioè, lo ferisco e poi mi challenge, ma. È arrivato Pierino, raga, ve l'ho già detto, no? Pierino il furbacchione. Oddio, oddio, attenzione. Oddio. Siamo a 15, dai, altri 10 kill in questo round. Siamo a metà. 9. Sembra contro la rovescia come quando ho fatto la Dark Matter. 9. No, forse è meglio di no. Anche perché forse questo è uno dei video più degradati del mio canale. 8! Vabbè, dai, sei furbo a salvare col coltello al centro mappa, dai. Magari ti va bene se trovi un cieco. Let's go! Oh, attenzione, prende il Wright! Proprio lui! Questa è la potenza del divino, ve l'ho già detto, ragazzi. È la potenza del divino. Oh, tiriamo un bel Wright, così, al centro mappa. Giusto per far passare la voglia a questi individui di. Vabbè, questo col coltello non ha ancora capito che ha sbagliato proprio lobby, probabilmente, per giocare col coltello. Che c'è una divinità in lobby. Muori. Ok, tiriamo tutto. Me l'hanno abbattuto, sul serio mi avete abbattuto. Raga, non andiamo d'accordo, io ve lo dico. Si abbatterà una maledizione su di voi. Su di voi e tutti i cattivi che mi abbattono le cose, no! Oddio! Pregate, ragazzi, perché in queste situazioni la preghiera vi salva. Che cazzo sto dicendo? Allora, la situazione è un po' bad. Un po' bad, cioè che è addormentata, non che è cattiva. Allora, oddio, oddio, no! Oh mio Dio, instancabile? Sono a 20! Oddio! 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 Devo concentrarmi. Oddio! Un altro visa! Lo chiamiamo! Cazzo, no! No! Ci ha lanciato via me! Via! Abbiamo anche il Vret! No, 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 lo chiamiamo dopo il Vret! Perché ho chiamato il Vistata adesso? Perché sono un coglione? Datemi una risposta! Ditemi perché sono un coglione, dai! Scrivetemelo nei commenti! La domanda è: perché Velox è stupido? È nato così? Ci è diventato? Comunque, ora concentriamoci. So che molti di voi staranno pensando che ho fatto uso di sostanze stupefacenti prima di fare questo video. E probabilmente è vero! No, non sto scherzando, ovviamente. Però. Ragazzi, mi sono spawnati dietro.
Ragazzi, mi sono sparati dietro! Ragazzi, mi sono sparati dietro! Ragazzi, mi stanno venendo a prendere, ragazzi! Non posso scappare nel muro perché scappo nel... Ragazzi, sono morto. Però ho dalla mia un'ondata di calore. È finito il run, che culo! Oh mio Dio! Cazzo, se faccio un minino con questo, un nuclear con questo minino, ragazzi, vi giuro almeno 30.000 like per questo video. Se riesco a fare il nuclear, me la sono chiamata, lo so che me la sono chiamata. Però ci stanno su di giri. Abbiamo un Wright. Siamo quasi a 25 di fila. Stiamo a prendere un altro Visat. Cazzo. Chiamiamo subito il Wright. Ah, allora, vado subito nella casa. Abbiamo un'ondata di calore da sfruttare, se serve. Questo lo tiriamo al centro mappa, giusto per cagargli un po' il cazzo. Oddio! Vai, Wright, killa di tutti sti bastardi. Io temporeggio. No, è morto! No, raga. Questi mi... Raga, mi spawnano dietro. Oh no, c'è un alleato, ottimo. C'è uno. Raga, io ho paura che mi spawnino dietro. Amo, se tu che hai tirato vista, sei in questo video, lo stai guardando, sappi che ti voglio bene, invece quello che pare che ha fatto il contratto è un pezzo di merda. No, con cosa mi ha ucciso? Un colpo di sta merda, in edge. Andate a fanculo, devo cambiare il mirino, è vero, me lo sono anche dimenticato, appena voglio lo cambio. Madonna. Vaffanculo. Fanculo, ma perché devono giocare con i coltelli? Ah, Emily Norrisa. Quel martellaccio di merda. Ma che cosa serve? È un martello di mezzo. Solo un martello. È un mirino normale, solo che ha un martello. C'è un martello così. No, raga, comunque ce l'avevo il nuclear. L'avevo proprio preso. Secondo me ero oltre brutale. Mi ha ucciso sto schifo che ho appena ucciso. Newsai Rozza. Quanto sta facendo? Il primo dell'altra lobby. Raga, ma mi ha dato proprio un colpo, l'avete visto, no? Mi ha preso in testa a caso. Madonna, che due coglioni. Andate a fanculo tutti. Vabbè, dai, continuiamo sta partita. Guidati dal nuovo mirino Rissa. Ma penetra. Che cazzo è qua dentro? Andiamo qua. Abbiamo fatto le 50 kill ormai comunque. Siamo riusciti nell'impresa. Ottimo. Ma c'è da dire che non stiamo giocando contro Optix Campi e compagnia varia. Però comunque, anche questi la loro esperienza ce l'hanno, sto scherzando. Ok, ammazziamo lui. Gli altri giocano col coltello, quindi non lo sanno usare neanche tanto bene il coltello, ecco, perché chi lo sa usare il coltello caga abbastanza il cazzo, però sono abbastanza innocui questi. Cosa? Minchia, tutti che scivolavano non me ne sono neanche accorto. Vabbè, abbiamo vinto ormai, raga. 50 kill fatte. Direi che il partitone comunque c'è stato, a parte la fine. Il partitone c'è stato ed è la prova proprio che questi mirini hanno qualcosa di speciale, soprattutto il mirino Tempesta. Oddio, raga, ma tutta questa gente che abbatte le cose, o meglio, che vuole morire. Ma c'è uno che salta, ma non lo vedo. Vabbè, tiriamo il WoW. 56-10, tra l'altro, è bella partita comunque. Niente, mi sento di consigliarvi il mirino Tempesta, visti i risultati. No, non usatelo, ragazzi, non fatemi ingannare dalla parete, non usatelo assolutamente. Comunque, ci becchiamo tra un attimo, perché sono curioso di vedere effettivamente a quanto ero di fila, perché secondo me ero veramente tanto, quindi ci becchiamo tra poco con il riepilogo partita, ragazzi, a tra poco. Ok, ragazzi, ci siamo, voglio soltanto vedere le medaglie, instancabile, mi sa che non sono arrivato No, brutale, porco Giuda, chissà quante me ne mancavano, contatele per favore nei commenti, perché...
Perché io non ho neanche il coraggio di farlo. No, ragazzi. Brutale. Brutale. Vabbè, comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete un altro episodio di questa serie, vi invito a lasciare un bel like e scrivetemelo nei commenti. E noi ci becchiamo. Ah, votate chiaramente il mirino qua in alto a destra. E noi ci becchiamo, ragazzi, domani alle 13:30 con un nuovo video. Bella, ragazzi.